il nome del buon Previ, che è Prevignano, quindi se volete mandare una segnalazione per le canzoni travisate a prevignano@dj.it. Oggi siamo molto molto contenti perché ci sono venuti a trovare una coppia di amici di Modena che sono coloro che si sono aggiudicati l'asta per il CESBI e quindi potranno annunciare la numero 1 delle travisate tra poco. E lei, se non muore prima, se non sì, tra l'altro lo se potrà la se Cristina non muore lo prima lo potrà okay. fare col i piedi sopra la mia testa, sì, perché giustamente devono essere premiati per quanti soldi hanno devoluto. Effetto vincita, non lo diremo. No, no, no. Però ce lo siamo fatto ripetere 3-4 volte. No, ma quanto? No, ma no. Ma non hai capito. Vai lì al microfono, Cristina. Sappi, vai lì, Cristina, vai lì. A parte, salutiamo anche Alessandro che non vuole parlare, che poi è colui che ha fatto una sorpresa. Che uomo romantico, vero, Cristina? No. Ti ha portata a Roma senza dirti nulla. Senza dirmi nulla. Sì. E no, però sono anche un po' preoccupato. Posso saperlo? No, 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 no. Sappi no, che non andrai il nostro in bilancio familiare. Esatto, non vorrei fosse state compromesso. Quest'estate okay. campeggio. Hai visto che avete no, comprato? No, per una buona causa. Ma certo, hai visto che avete comprato tanti barattoli di mais? Sì. Per, le, okay. per i prossimi mesi. Okay. Allora, però andiamo con ordine. Cominciamo dalle canzoni travisate segnalate dai nostri ascoltatori. Con chi cominciamo? Cominciamo con Cervello in ferie, cioè, travisatore seriale, sì. Charlie Puth, How Long? È la prima volta che lo ascoltiamo. Esatto. Ah, Tupac gli ha preso l'embolo del bricolage. Ah, va al brico perché ha deciso di costruirsi un comodino da solo. Prende l'occorrente e va nel garage di Charlie Puth, che c'ha il garage largo. Sì. E dopo 2 minuti ha già combinato un casino. Nervosissimo, spacca tutta la sua misera creazione e si dà una martellata sulla mano. Biastima. Sì, sì, sì. Nonostante abbia polverizzato il comodino, insiste a picchiare come un favore. Arriva Charlie Puth con l'accappatoio. Sì, scende in garage. E commenta: ma sei pirla? È già sfasciato. Charlie Puth è napoletano. Napoletano milanese. Ma sei pirla? È già sfasciato. Questo è il nostro ascoltatore Gennaro di Milano. Gennaro di Milano. Ci ha chiamato un'oretta fa. Uguale, uguale, uguale. Va Lentina, Seal, Crazy. Potremmo richiederla, potremmo richiederla. Sì, sì. Anche Kissing by the Rose, ancora più bella di Seal. E uno WhatsApp all'amorosa, quell'altro suona male Stairway to Heaven, quell'altro ascolta Gali durante le prove. No, insomma, ok, facciamo le prove, stiamo qui per fare le mesh ai koala. Esatto, che bel modo di dire. E che palle questa, oh, sbuffa il batterista. Sì. Che palle lo vai a dire a tuo padre, intendo? E poi prende e poi prendono le redini della giornata in sala prove. Seal, stanco e sfiduciato, dice: cominciamo. Si è fatta una scelta. Cominciamo facendo il gesto anche della mano. Allora triste, è Napoli, e concludiamo questa prima parte di canzoni travisate con la segnalazione di Max Giorgi, Clannad, De Annin in Sugrad. Vabbè, chi di noi chi non ce l'ha, non ha la prima Clannad qualcosa, sì. Sì, ma due non ne ricordo. La prima collaborazione con gli U2, loro sono famosi soprattutto per quello, insomma. La prima parte era già stata travisata, quindi sarà una travisata con una nuova interpretazione. Kieran O'Brennan dice: regà, dobbiamo essere sabato Cerveteri per un concerto alla Proloco. Non conviene partire venerdì? No, dicono i Clannad in coro. Tutti credono che il venerdì ci sia più traffico e fanno le partenze intelligenti, così rimangono tutti imbottigliati. E parte un ballarò di opinioni. No, si parte lunedì perché statisticamente il giorno di meno. No, il Feng Shui dice giovedì. Arriva Luciano Cianosa e fa a Kieran: e quindi? Quando partite? Tanto per capirsi. E lui sconsolato risponde: e non si capisce niente, è domenica se parte. Ma scusa Patrizio, è il dialetto di Cerveteri? Sì, è il dialetto di Cerveteri, Io la voglio cantare quest'anno in coda, guarda, in coda. Ma che bello! E tra poco, ragazzi, altre 3 canzoni travisate con la numero 1 letta dalla nostra amica Cristina. Preparate il defibrillatore per lei. Mississippi e nemmeno Atlanta. Oh, vita!
Le 8.45 di questo bel lunedì mattina, bello sembra su tutto lo stivale, ancora più bello perché ci sono le canzoni travisate, quindi noi andiamo al lavoro ridendo, cioè voi andate al lavoro ridendo, tra quanto abbiamo finito. Ma dove dobbiamo andare al cantiere? Oggi dobbiamo finire qui, io ho una giornata in miniera, non avete idea. Voi, io vado sullo yacht, sono comprato che costa miliardi di euro e quindi chi se ne frega della povertà. Ripartiamo. Sì. Siamo onesti, Cristina. Quella che sentite ridere Cristina. Ripartiamo da Maina Gioia, che sì? Questa volta è presente con una sola travisata, Bruce Springsteen, Cover Me. Che non c'è la stellina, bene, e quindi non arrivano insulti sul monitor per aver travisato Bruce. Ma la stellina è dentro la travisata. Ah, sì. Bruce Springsteen non è uno di grandi pretese a tavola. Sono 27 anni che è sposato con Patti Scialfa. È vero. Sì. Vero. Sono 27 anni che lui le chiede il suo piatto preferito. Sì, sì, succede. Sono 27 anni che la Patti lo cucina che è una merda. Sì, anche questo. Per questo Springsteen telefona alla stellina. Certo, perché sì. Chi lo sta sentendo? E si confida dicendo: ce l'ho con lei, polpettone, ancora non è buon. E le pause sono perché la sterile fa polpettone ancora non è buono. Quindi lo spesso in qualche dormita il polpettone. Polpettone. Ne mangia poco, per quello sta così in forma. Ma Max Giorgi, Ramones, Baby I Love You. Allora, segniamo pure queste, ti abbiamo detto sì, e Ramos domani, vi prego. Mi piace. Patti Scialfa si porta avanti e per l'onomastico di Joey Ramone, che cade a carnevale, prepara gli strufoli. Ah, di già. Risultato? Una merda. Passa di lì Ozzy, assaggia, dice, fa assaggiare lo strufolo, dice, ma che merda. Ma li avete fatti voi? Ma Joey, pronto, scarica la colpa indicando Patti e dicendo, oh, azzo, lei l'ha fatti. Ed è arrivato il momento di Cristina. Buongiorno Cristina, di nuovo. Buongiorno a voi. Buongiorno, la vincitrice dell'asta per il CESVI. Grazie. Consapevole, ma contenta, felice. Allora, ricordiamo rapidamente la storia. Certo. In realtà è tuo marito che ti ha voluto fare una super sorpresa. Ti ha portato a Roma senza dirti niente. Sì. E ti ha fatto venire qua un'ora fa. Tu pensavi chissà che dovevi andare a fare. E dovrai annunciare la numero uno delle travisate. Grazie. Sono onorata, ragazzi. Siamo onorati noi, soprattutto per il bel gesto che ha fatto Alessandro, che non vuole parlare. Anche perché con tutto il rispetto, non mi sembrate Gianluca Vacchi e no, ecco, cioè vuoi dire che siamo poveri, dimessi, siete normali, siete normali. Cioè non Irina Seridova, ho preparato per lei un testo lunghissimo e pieno di inciampi. Bravo. Perché lei è emozionatissima. Abbiate pietà, ragazzi. Senti, ma all'ascolto ci sono tutte le tue amiche, vero? Certamente. Possiamo raccontare l'episodio di ieri sera che mi ha fatto tanto ridere, che eravate a cena e Alessandro scriveva alle tue amiche dicendo domani ascoltate DJ, e a un certo punto tu hai fatto, oi, ma la smetti di scrivere delle ragazzi, guardi sempre il telefono. Mi porti a Roma e stai al telefono con le mie amiche. Esatto. Tu ascolti DJ soprattutto a quest'ora, anche sempre, ragazzi. Chi sono i tuoi programmi, diciamo, di riferimento? Noi che ve lo dico fa. Noi e poi? Anche, no, beh, adesso io per esigenze di lavoro, ovviamente, io ho finito voi, non posso più ascoltare la radio, però mi piace molto DJ Chiam Italia. DJ Chiam Italia, tantissimo. Riesci a sentire la Pina quando ritorni a casa? Certo, sempre. Abbiamo questo, siamo gemellati, quando due ha chiamato Roma c'è scritto programma gemellato perché sono gli stessi ascoltatori. Infatti voi volete che venga più presto Fiorello, così mi può consentire di dormire di più. Io invece sono talmente contenta di vedere, ha sbagliato sette. Gli mandavo messaggi le sette del mattino, le sette della sera. Sentiamo la travisata numero uno per oggi. Allora devi dire prima il travisatore e poi la canzone travisata. Chi è il travisatore? Carmelo Barilla. Ok, perfetto. La canzone? La canzone Cristina Aguilera, Hurt. Would you tell me I was wrong? No, no, no.
Cristina Aguilera e Ludovico Peregrini, il notaio signor Nodi, Mike Buongiorno, prendono oggi. Cosa hai scritto? Che vai a pescare tu, vabbè. Prendono case insieme a Beverly Hills. La Aguilera prende il sopravvento. Allora, qui facciamo grass porcellanato per il bagno, vorrei rubinetteria minimal di alto design, una jacuzzi da 40 metri quadri, sì, casse stereo Bang & Olufsen, sì, collegate allo sciacquone. Ah, no. Sì. Suona in stereo quando così non senti e copre il rumore dello sciacquone. No, fa proprio il suono dello sciacquone, ma in stereo. Sì, certo. Sì, dice il signor No. Ma vedo che bisogna anche ridere. Ma vedo che, come al solito, in sti bagni americani manca una cosa che, se si fa il bisogno grosso, certo, è indispensabile. Certo. E lei risponde: ma t'annoio? Vuoi un bidet? Dice proprio un bidet! Vuoi un bidet? Grazie Cristina, grazie a voi, Alessandra, ragazzi, avete grazie. Salvato tante tante vite. Grazie a voi e per adesso quello la che vita fate. Ve la miglioriamo. Arriva il disco dell'estate. Parte palle.